Ciao, sono Erika, sono insegnante di Pilates e la mia missione è aiutare tutte le donne che non hanno tempo a disposizione ad allenarsi da casa con il Pilates in soli 20 minuti al giorno per ottenere un corpo tonico, forte, energico in soli 20 minuti dal salotto di casa. Questo è il primo video della sfida Pilates Up Challenge, 10 minuti per 7 giorni di fila per abbattere la pigrizia della quarantena. Servirà per riuscire a riattivarci e a ritonificare il corpo dopo magari le abbondanti mangiate che ci sono capitate in questo periodo di riposo, chiamiamolo così. In questa prima lezione ci concentriamo sull'appiattire la pancia, quindi tappetino srotolato e buon allenamento. Ci prepariamo sdraiati a terra. Posizioniamo le mani intrecciate dietro alla nuca. Gomiti ben aperti, scapole stabili che spingono verso il basso. Solleviamo le gambe a tavolino e uniamo le cosce e i talloni tra di loro, attivandoli. Inspiriamo profondamente dal naso, allungando la schiena ed eseguiamo upper contraction, espirando dalla bocca. Inspirando srotoliamoci ed espirando nuovamente su. Scivoliamo con la cassa toracica in direzione del bacino. E ancora, inspirando srotoliamo una vertebra alla volta a terra e espirando connettiamo gli addominali e arrotondiamoci cercando di non forzare il collo. Inspirando si scende e espirando si sale. Risucchiamo bene l'ombelico ogni volta che risaliamo, allunghiamo la colonna vertebrale ogni volta che scendiamo. E espirando su, ritorniamo inspirando. La prossima volta restiamo col busto sollevato, portiamo le braccia parallele al pavimento e cominciamo a fare delle sforbiciate con le ginocchia che restano sempre a 90 gradi. Il movimento deve partire dagli inguini e ogni volta andiamo a sfiorare il pavimento con le punte dei piedi. Espirando due tocchi, inspirando altri due tocchi. Espiro, inspiro. Le scapole spingono verso il basso, le punte delle dita delle mani vanno verso i piedi. Ancora per 4, 3, 2, 1. Gambe a tavolino, abbracciamo le ginocchia per un respiro. E ci ripripariamo nella stessa posizione di partenza, sentendo l'interno coscia ben attivato, i talloni uniti, braccia parallele al pavimento. Cominciamo ad eseguire Andred. Battiamo forte le braccia su e giù, inspirando 5 battiti. Espiro. In. Out. In. Out. Stendiamo le gambe verso l'alto, continuando il movimento, sempre con l'interno coscia attivo. E gradualmente sentiamo le gambe che si allungano sempre di più e le abbassiamo, fin dove riusciamo a mantenere il controllo del corpo. Ancora per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abbracciamo le ginocchia. Inspirando di nuovo, posizione di partenza con le gambe a tavolino e testa sollevata. Sentiamo l'ombelico che viene spinto verso il basso, le spalle bene aperte, il mento leggermente in dentro. Portiamo i palmi rivolti uno verso l'alto, vicino alle ginocchia e iniziamo ad eseguire double leg stretch. Quindi quando buttiamo fuori l'aria, stendiamo le gambe e le braccia in direzioni opposte. Le braccia ruotano verso l'esterno, inspirando si ritorna. Se senti dolore alla cervicale, fai lo stesso esercizio con la testa appoggiata a terra. Inspiro, torno. Espiro, distendo. Inspiro, torno. Espiro, allungo. Il movimento è fluido e super controllato. Più sono basse le gambe, più diventa di intenso l'esercizio. Lo facciamo ancora per 2 volte. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Abbracciamo le ginocchia.
Ed ora distendiamo le gambe a terra, coi talloni attivi come se fossero appoggiati a un muro. Inspirando portiamo le braccia oltre la testa, i palmi delle mani si guardano. Cerchiamo di non inarcarci con la colonna vertebrale, ma sentiamo sempre le scapole che spingono in giù. Ed espirando iniziamo un roll up. Quando le braccia arrivano allineate alle spalle, cominciamo ad arrotondare la parte alta del busto e scivoliamo avanti in direzione dei piedi. Inspiriamo quando arriviamo in spine stretch. Espiriamo dalla bocca spingendo giù il corpo dall'addome. Cerchiamo di non cedere ma di arrivare fin dove abbiamo il massimo controllo del movimento. Inspiriamo e ricominciamo fuori l'aria per risalire. Attivando l'addome arrotondiamo la parte alta della colonna vertebrale. Risucchiamo ancora di più la pancia per spingerci in avanti. Piedi sempre super attivi. Inspiriamo. Espiriamo per scendere. Lo facciamo un'ultima volta. Sentendo sempre la parte alta della schiena leggera. E il lavoro concentrato nella parte centrale del corpo. E torniamo a sdraiarci completamente a terra, lasciando le braccia lungo il corpo. Raccogliamo le gambe e andiamo a distenderle verso il soffitto. Se sentiamo l'esigenza, possiamo posizionare le mani sotto il bacino. Sempre punte dei piedi tirate, talloni uniti, interno coscia attivo. Non è importante avere le gambe iperestese, anche perché rischi di danneggiare le tue ginocchia. È importante utilizzare i muscoli dell'interno coscia che vanno ad attivare tutto il pavimento pelvico. Inspirando, le gambe unite disegnano un mezzo cerchio e disegnano il resto del cerchio espirando. E poi si va al contrario. Inspiro, ruoto. Espiro, termino il cerchio. Cerca quando fai questo esercizio di non sollevare il mento verso l'alto, di mantenere le spalle aperte e ancorate a terra, quindi pensa soprattutto alle tue scapole che restano ancorate al pavimento e attenzione a non contrarre i polsi, lasciali rilassati e rendi il movimento gradualmente sempre più ampio per aumentare l'intensità. Inspira, espira, inspira. Espira e si fa l'ultimo, in, out, abbraccia le ginocchia qualche istante, puoi andare a vedere quanto è passato per favore? Perfetto, grazie. Andiamo a girarci su un fianco. Posizioniamo un avambraccio a terra, mano ben aperta, gomito allineato alla spalla. La gamba sotto la lasciamo piegata, distendiamo invece quella sopra col piede a martello. Attiviamo il lato rivolto verso il materassino, torace ben aperto e buttando fuori l'aria dalla bocca attiviamo il centro del corpo per sollevare il bacino da terra e allungarci lateralmente. Portiamo la mano lontano, inspirando sfioriamo delicatamente il pavimento con il fianco, espirando ci solleviamo, inspirando ritorniamo, espiro, inspiro. Espiro e da qui ci andiamo a ruotare verso il materassino lasciando sempre i gomiti allineati sotto le nostre spalle, le mani ben aperte, scapole stabili, puntiamo i piedi, stendiamo le ginocchia spingendo i talloni nel pavimento. Cerchiamo di tenere il bacino ben sollevato e la schiena come se fosse un supporto che tiene in equilibrio qualcosa. Respiriamo profondamente ancora per due volte. E concentra l'attenzione al tuo pavimento pelvico che si attiva e viene risucchiato dolcemente verso l'interno ogni volta che butti fuori l'aria.
riappoggia le ginocchia a terra, girati dall'altro lato, gomito allineato sotto la spalla, fianco del pavimento attivo, gamba sottopiegata, gamba sopra distesa, col tallone attivo, il palmo verso l'alto e anche da questa parte side bend, espirando ci solleviamo, inspirando sfioriamo il pavimento, espirando su, scendiamo inspirando, e su, si scende, espiro, e giù. Concludiamo questa lezione con tre respiri finali, ma prima di tutto mi raccomando, lascia un commento qua sotto se hai provato questa lezione. Inspiriamo, espiriamo, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Grazie e alla prossima sfida.